La delegazione italiana degli Special Olympic World Summer è rientrata a Roma. Gli atleti, emozionati con le medaglie al collo, sono stati accolti da amici e familiari all'aeroporto Leonardo da Vinci. I genitori seguono sempre emozionati questi eventi, anche lei? Molto più di ragazzi. La vedo con il tricolore in mano. Certo, è di dovere. La prima cosa, quando la vedrà, cosa le dirà? Bentornata. E sono 15 giorni che è fuori casa, quindi penso che un bentornata ci stia, ma un bentornata a tutti i ragazzi, non solo la mia, tutti, sono stati tutti bravi, tanta emozione, tanta tensione, è una cosa che si vive, è un'esperienza da vivere, però che ha la sua tensione, il suo momento di gloria, di gioia, ma tanta tanta tensione. Lei è un papà? Sicuramente sì. Di chi? Roberta Battistone. Allora, mi dicono che Roberta è la più giovane della nostra delegazione, no? Esattamente. Quanti anni ha Roberta? Ha 14 anni. Piccola. Appena compiuti, da poco. Che soddisfazione per lei. Grandissima. La medaglia più bella che ha vinto è la sua indipendenza. Scusate, passiamo. Non c'è problema. Non c'è problema. Senta, che disciplina pratica Roberta? Ginnastica artistica. Sì, è molto brava. Lei, tra le altre cose, si allena con normodotati, quindi... È in gamba. Molto brava, sì. E ha anche ricevuto un riconoscimento importantissimo. Questo è un altro suggerimento che mi hanno dato prima di intervistarla. Sapete già tutto. Però lo sveli lei, i nostri telespettatori. Chi è che ha consegnato questo riconoscimento a sua figlia? Roberta, lo scorso anno, in occasione della festa della donna, le donne del domani, è stata insignita quale alfiere della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Con una soddisfazione enorme. Papà può essere più orgoglioso di così? Direi di sì, anche perché è nato tutto per caso. È nato tutto per caso inviando un semplice SMS dal Quirinale, sono stato contattato e hanno fatto più servizi su Roberta e alla fine è arrivata questa onorificenza. Secondo me lei adesso non vede l'ora di riabbracciarla? Ma guarda, sinceramente non so se lei avrà voglia di abbracciare me, dicevo, perché la vittoria più forte è stata quella proprio di essere indipendente. Io in tutto questo tempo, in 20 giorni, l'ho vista, a parte le gare, la sono andata a trovare una sera in albergo, ma dopo un quarto d'ora mi ha detto ciao, io vado dai miei amici di San Marino, tedeschi, non so in quale lingua si parlassero, però sicuramente hanno comunicato. La medaglia più bella è questa. Lei, signora, ha qualche parente tra gli atleti? Io e mio fratello, Manganelli Luigi. Allora, Luigi che sport pratica? Badminton, tra l'altro ha preso medaglia d'argento al singolo ed oro in coppia con Marco, che ha preso il bronzo sempre nel badminton, quindi per l'Italia abbiamo fatto man bassa. Caspita, lei attende un campione, un ultracampione. Due più l'allenatore, che veramente è stato grande. Stefano è stato molto bravo. Più emozionata e più orgogliosa oggi? Sì. Tutte e due? Sì. Veniamo dall'Anfas di La Spezia, sì, dove ci sono stati gli Special Olympics nazionali, sì, proprio la settimana prima che partissero i ragazzi, dove poi hanno fatto il raduno per partire per Atene. Prima di partire come si preparano? Quanto anche a livello emotivo, penso? Emotivo sempre, per ogni gara, non c'entra l'Olimpiade, è sempre un'emozione per loro. Sempre. Quanto sono utili questi sport? Quanto è utile lo sport? È fondamentale perché io l'ho visto sull'esperienza di mio fratello, aveva quindi un lavoro, comunque la famiglia dietro, però poi rimane il tempo libero, che con gli anni, siccome gli altri crescono, hanno famiglia, c'è un allontanamento e si restringono le amicizie, e quindi è fondamentale per loro perché quello gli permette di imparare a tante cose. Noi abbiamo l'associazione L'Anfas, che viene gestita da Alessia Bonati, che è bravissima, e gli insegnano computer, matematica, lavori manuali, fanno sport, hanno le fidanzatine o i fidanzatini all'interno, quindi diciamo che vanno a riempire quegli spazi emotivi e di tempo libero che altrimenti non sarebbero gestibili. L'arrivo degli atleti si è trasformato in una festa a sorpresa all'interno dello scalo romano, dove tra bandiere dell'Italia ed emozione molti atleti non sono riusciti a trattenere le lacrime. Come è andata?
Molto bene, siamo arrivati terzi, io non me l'aspettavo questo risultato, mi sono meravigliato anch'io. Come si chiama lei? Alessandro Bassani. Alessandro, che disciplina la sua? Calcio a 5. Complimenti, ci faccia vedere la medaglia per favore, vogliamo inquadrare. Posso toccarla? Tenga. Congratulazioni. Grazie tanto, anche voi ringrazio anche voi che avete fatto il tifo per noi italiani. Stiamo parlando dei giochi mondiali di Atene per le attività estive, quindi tutti gli sport estivi. Quindi l'Italia si è presentata con tantissime discipline, dal nuoto all'atletica, equitazione, basket, calcio, ginnastica, bowling, bocce, e quindi è stato veramente fantastico. Abbiamo portato anche ragazzi per il golf e quindi questa è stata la nostra nuova esperienza. E i ragazzi, la nostra delegazione, sono 135 atleti e 190 con gli accompagnatori, tecnici, dirigenti, eccetera. Siamo andati ad Atene, abbiamo incontrato altri 7.500 atleti, 30.000 volontari, tantissima gente pronta e disponibile ad applaudire, e nonostante il grande problema che hanno Atene, comunque sono stati molto molto ospitali. Noi ogni 4 anni facciamo le nostre Olimpiadi Special Olympics, che sono diverse dal Comitato Paralimpico, ed è un anno prima delle Olimpiadi che si svolgeranno il prossimo anno a Londra. In questo momento stiamo attendendo la delegazione italiana che ritorna. Io non sono stata a Atene perché chiaramente sono rimasta qui. Abbiamo organizzato con i genitori, come vedete, questo momento importante, assolutamente d'accoglienza. Loro sono stati 20 giorni coccolati, ricercati, intervistati, amati, e noi la stessa cosa la vogliamo far riproporre al momento che atterrano qui in Italia. La cosa che volevo dire a tutti è che ovviamente 4 anni, questo momento è il momento clou della nostra attività, però questi 4 anni si preparano nel corso del tempo, si preparano con gli allenamenti che fanno i nostri team, si preparano con i giochi regionali che facciamo ogni tanto per tutte le discipline, sia quelle estive cui sono andate a Atene, ma anche tutte le discipline invernali che loro fanno, e con i giochi nazionali e con gli europei. Quindi è un percorso che dura 4 anni e che ha poi questo vertice nel momento appunto dei giochi mondiali. Siete soddisfatti dei risultati che hanno appena ottenuto? Cerchiamo di ovviamente di raccontare quello che sarebbero contenti che raccontassimo anche loro. Allora, è chiaro che quando uno fa una competizione sportiva chiedono quanti ori, quanti argenti, quanti bronzi. Una mamma oggi ha detto una cosa bellissima: il risultato più bello di mia figlia non è il bronzo e l'argento che ha preso nella ginnastica, ma la sua grande autonomia, il fatto che lei è stata lì, che non mi ha cercato, che si è integrata perfettamente, che non ha avuto tutti quei problemi che può avere in casa. Quindi noi, l'oro, l'argento e il bronzo sono sistemi per noi, per raccontare una storia, una disciplina. Ovviamente la disciplina viene praticata come deve essere praticata, ma la vittoria più importante è che questi ragazzi siano andati a Atene in una delegazione italiana e abbiano rappresentato l'Italia, il vero sport, credo. È Francesca Frioni, è la ragazza, l'atleta che è stata adottata da Aeroporti di Roma, la campionessa adottata da Aeroporti di Roma. Francesca, piacere di conoscerti. Sì. Sei felice? Cosa hai vinto? Facci subito vedere le medaglie, che noi siamo curiosi. Fantastiche, due? Due. Complimenti, congratulazioni. Sei emozionata, questa accoglienza te l'aspettavi? Sì. Già lo sapevi? Te l'avevano detto in aereo? Sì. Quante sono? Allora, ho preso secondo posto, magari argento, e anche magari terzo posto argento. Questo è il mondo in moto speciale olimpico, che io possa vincere, ma se non dissi che io posso tentare con tutte le mie forze. Terzo, secondo, poi sono arrivato quinto e quarto. Complimenti, che disciplina? Il nuoto. Se l'aspettava questa accoglienza? Sì. L'Italia ha partecipato ai giochi con una delegazione composta da 138 atleti, 49 tecnici, 3 delegati. La gioia nei loro occhi e in quella dei loro familiari l'altro giorno all'aeroporto è il successo più grande che hanno riportato a casa.